Amiche ed amici di Agricoltura Oggi, bentrovati. Iniziamo questa puntata con le immagini che state vedendo, che sono state registrate ad Onna, perché c'è stata un'importante conferenza stampa nel corso della quale è stato dato un annuncio straordinario, secondo noi, cioè grazie ad un'ordinanza firmata dalla Presidenza del Consiglio è stato possibile superare degli ostacoli procedurali e burocratici che impedivano ai comuni di rivolgersi direttamente ai propri allevatori ed agricoltori per acquistare prodotti tipici da distribuire poi agli sfollati. Finalmente questo protocollo è stato siglato tra Comune e Assessorato regionale all'agricoltura. Sulla base di questa esperienza ci saranno poi altri protocolli firmati dagli altri COM, gli altri centri operativi interessati appunto a questo tipo di accordo. In buona sostanza, lo ripetiamo, oggi è possibile che il Comune dell'Aquila, facciamo un esempio, si rivolga direttamente ai propri allevatori ed agricoltori per acquistare i prodotti tipici da distribuire nelle tendopoli. Tutto questo evitando che i comuni debbano sottoporsi a procedure di acquisto ad evidenza pubblica. Soltanto il latte fresco è stato naturalmente accantonato, non potrà essere distribuito direttamente, ma questo per ovvi motivi di carattere igienico. Vi proponiamo subito questo contributo, è un'intervista realizzata con l'assessore alle attività produttive del Comune dell'Aquila, Marco Fanfani. Noi non riuscivamo a dare una giustificazione ai nostri produttori del perché evidentemente i campi dovessero essere riforniti di prodotti non aquilani e quindi invece tener ferme le nostre associazioni. Per l'assessore Mauro Febbo evidentemente questo è un momento di estrema importanza. Soprattutto una guerra vinta contro purtroppo la burocrazia, che comunque va rispettata e credo che normalmente ce ne sia necessità. Chiaramente quando succedono questi eventi bisognerebbe più essere un pochino più elastici e superarla. Ci abbiamo messo un pochino di tempo, ma l'importante è poi aver ottenuto il risultato, un risultato credo importante, voluto da tutti, ma soprattutto un risultato che va incontro alle esigenze di un territorio che ha necessità di ricominciare. E sempre dal governo arriva un'altra buonissima notizia che riguarda il piano di sviluppo rurale. In particolare è stato stabilito che l'intera quota di cofinanziamento nazionale del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione Abruzzo sarà assicurata dallo Stato attraverso la disponibilità del cosiddetto fondo di rotazione, così come previsto dalla legge 183 del 1987. Questa ordinanza, la 3771 del 19 maggio, assegna alla Regione Abruzzo ben 39.730.000 euro, che è la quota che avrebbe dovuto mettere la Regione Abruzzo per il piano di sviluppo rurale. Questo significa che noi quei soldi che avevamo destinati allo sviluppo rurale, al piano di sviluppo rurale, lo destiniamo sempre all'agricoltura, ma per farci altro,